Siamo tornati nuovamente qui, progetto GeoGrid, questa perforazione della quale pare che nessuno sappia nulla e nulla sapeva neanche l'assessore che abbiamo interrogato attraverso il question time. La nostra preoccupazione cresce ancora di più perché anche in GV, alla quale abbiamo scritto per avere l'analisi dei gas, ci ha scritto di non sapere nulla di questa perforazione. Allora ci chiediamo, ma il permesso a fare questa cosa chi l'ha dato? E i 4 milioni che stanno in questo decreto a chi sono stati distribuiti? Il sindaco di Napoli tace, il sindaco di Pozzuoli pare che adesso voglia fare una commissione, ma questo non ci basta, non è il momento di commissioni comunali. L'esposto alla procura che abbiamo consegnato deve prevedere adesso un passaggio molto più forte e importante, che è quello di un'azione giudiziaria nei confronti di chi vuole usare il territorio e i cittadini per sperimentare non so cosa. I cittadini sono allarmati perché si ritrovano casa, macchine coperti di una patina bianca, si sente puzza di gas, non riusciamo a sapere se questa trivellazione ha sprigionato gas nocivi. Insomma, siamo qui per capire. Io non solo abito qui, sono anche guardia ecozoofila, quindi dovevo essere qua e devo cercare di capire. Non vi lasciamo soli. Fino a quando ci vedete qua, qualcosa succederà di buono, spero. Insieme ad altri consiglieri comunali abbiamo presentato un ordine del giorno che sarà in discussione nel Consiglio di lunedì, in cui ribadiamo con fermezza la nostra contrarietà a trivellazioni sul nostro territorio, diciamo a progetti di alta entalpia e media entalpia sul nostro territorio. Ma soprattutto chiediamo chiarezza su quanto è accaduto, chiediamo che siano fatti dei controlli da enti di terze parti come l'ARPAC, perché delegare ai controlli a un partner del progetto come l'NGV ci sembra assurdo, è questo che stiamo chiedendo fermamente. Quello che è uno dei problemi fondamentali in questi casi, in genere, pure sembra che sia una perforazione non troppo profonda, ma l'effetto è evidente, è che risulta difficile la chiusura, soprattutto quando la perforazione è in un campo fumarolico come questo, è nell'area di debolezza strutturale, quindi qua le rocce sono particolarmente deboli, attraversate da fratture che possono rendere difficile la chiusura in sicurezza, perché chiudendo potrebbe accumularsi pressione all'interno che potrebbe rendere inutile o addirittura dannosa la chiusura per l'effetto di ramificazioni laterali del campo fumarolico, quindi potrebbe diventare incontrollabile. Quindi in questo momento penso che il problema più serio sia quello di valutare con attenzione le procedure da adottare e soprattutto appunto di completare le analisi dei dati per sapere appunto se ci sono rischi e se ci sono stati già danni per la collettività.